Vai, 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 vai! Sei sola! Vai, lei, fatti fare una foto! Guardi che sei bellissimo! Che bello questo cane! Guarda la tua foto! Sei un mostro! Lui, ma l'hai fatto in bianco e nero! Aspetta, non la mangiare! No. Questa è la tua foto, conservala! Voglio vederla! Che sei carino, dai! Oh. Ciao, ciao a tutti! E lei è Sofì. E benvenuti in un nuovo Daily Vlog. Una nuova avventura da condividere insieme. La nostra pazza vita. Balli brutto. Mi erano mancati i balli brutti. A noi tantissimo. Ah, dopo ieri, bello pulito e profumato. Signoresse, ti odiamo. Ieri ci hai rovinato la giornata. Più che altro hai rovinato a me. Perché oltre che pulirmi, farmi lo shampoo, ho dovuto pulire da cima a fondo questa stanza. Non vi dico che odorino. Mia sorella, quando è entrata, voleva cacciarmi via dalla stanza. Era furiosa. Vero? Già, perché quello schifoso delle signoresse ci ha costretto a vestarci addosso dei cibi che ci hanno reso viscidi, sporchi e unti. Puzzosi, super puzzosi. Vai alla clip. No! Per fortuna è tutto finito. E sembrerebbe che anche il signoresse non si sia più fatto sentire. Quindi riposiamoci. Non ti riposerai mai abbastanza. Quanto Ray già dorme. Quello dorme sempre. Ma comunque, mia cara Sofì, hai lavato il mio kimono da Karate Kid che avevo indossato ieri per la sfida. Quale kimono? Quello che ho indossato ieri per la sfida. Che indossavo da bambino. Rarissimo, super costoso, a cui tengo tantissimo. Ah, quel kimono. Ho capito di cosa parli. Sì, ok, dov'è? Dov'è? Lo voglio rivedere, mi manca. Ma avevi mai visto questo armadio arancione? Tutto arancione. Bellissimo. Prima le pareti di questa stanza. Beh, Sam. Già l'ho visto questo armadio tante volte. Ma dov'è il mio kimono? Non cambiare discorso. No, lui, ma prima queste pareti non erano così gialle e bianche come tu le vedi adesso. Prima erano verdi e arancioni. Perché appunto c'è questo Bestia. Dov'è il mio kimono? Non ti arrabbiare, lui. Io ieri, quando tu hai finito la sfida e ti sei andato a lavare, ho visto il kimono. Era tutto sporco, per terra, colmo di schifo, di cibo viscido, puzzolente, pieno di fagioli. Sì, ok, lo sappiamo. E quindi stringi. Allora, mentre pulivo, mi sono lasciata prendere la mano e l'ho buttato. Cosa hai fatto? L'ho buttato. B-U-T-T-A-D-O. Buttato. L'hai buttato? No, sei pazza. Perché l'hai buttato? Era semplicemente sporco, si poteva lavare. Introvabile quel kimono, ma è pieno di ricordi. Era mio, di me. L'hai buttato, non ci posso credere che l'ha buttato veramente. Sì, ho dovuto buttare anche il mio vestito di carnevale di quando ero piccola, quello di bambola. Ma che me ne frega il tuo vestito, la bambola? Hai buttato il mio kimono, era mio. Il maestro San Luigi San Sing Long Tanta, ragazzo. Sofì, io ti odio. Mi hai offeso. Lo so, adesso sono proprio curioso di sapere come sconfiggeremo il signoresse senza il mio kimono da Super Saiyan. Perché tu credi davvero che col kimono cambi la situazione? Certamente, mi rendeva invincibile e scatenavo le mie arti del dragone. Non potrò più battere signoresse. Le mie arti, le mie doti orientali. Tutto finito. Signor Lui, ti ricordo che la prima volta quest'estate abbiamo salvato Delphi e sconfitto il signoresse senza il tuo vestito da Karate Kid. Comunque, siccome sono buona, ti prometto che troverò un travestimento all'altezza del kimono per sconfiggere il signoresse. Questa è una promessa. Grazie, sono colpito dalla tua... Sei colpito? Aspetta che rimedio subito. No. Adesso sei più colpito ancora. Non colpite quel senso, colpito sentimentalmente. Grazie comunque. Prego. A proposito di quando ero piccolo, una cosa che non so se già vi ho detto è che io adoravo gli skateboard. Andavo sempre in skateboard da piccolo. Ci credi se ti dico che io non sono mai andata in skateboard? Veramente? Ma è la cosa più bella e liberatoria del mondo. Ti senti proprio free quando vai sullo skateboard. Come ti senti? Free! Free significa libero. E quindi, essendo che non vado su uno skateboard da ormai tantissimi anni, probabilmente più di 15 anni, è troppo tempo. Sono davvero curiosissimo e con tanta nostalgia e voglia di riprovarne uno. Allora lui, sai che ti dico? Per farmi perdonare di averti rovinato e buttato il kimono, ti comprerò uno skateboard. Veramente? Sì. Sono super emozionato perché davvero, cioè, è un... Non so, sto senza parole, è davvero da tantissimo tempo che non ne provo uno e sono un po' emozionato. Dai, andiamo. Sì, ma il kimono adesso me lo devi ricomprare. Deciditi, o il kimono o lo skateboard.
Dai, tutti e due. No. Hai detto sì? Hai detto sì? No! Hai detto sì? Ho detto sì, ho detto sì, Va bene. Quindi si va a fare shopping. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per entrare a far parte del Team Trote, perché questa è la nostra famiglia. Vi basta cliccare il tasto iscrivervi e fatelo esplodere. Pam 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 pam. È arrivata la pioggia, inverno! Prima cambiano l'orario, adesso cambiano anche la stagione! Una tristezza! Wow, hai visto? Cosa dovevo vedere? Sofì, hai capito finalmente? Per riprendere uno skateboard. Sì, ho capito, anch'io da piccola giocavo con le bambole. Però non è che piango di gioia perché ho visto una bambola. Poco dopo! Ah, sì, l'abbiamo preso! Grazie, Sofì, lo skateboard! Prego. Sono o non sono la miglior fidanzata di sempre? Sì! Guardate anche cosa mi ha regalato. Wow! Il caschetto! La sicurezza prima di tutto! Sì, andiamo a casa che voglio provare lo skateboard! Guiderai con il caschetto? Certo, la sicurezza prima di tutto. Ma cosa c'è qui? L'antenna della tua macchina! Che ci fa qui? Che ne so che ci fa qui! Qualcuno gliel'avrà messa, qualcuno! Non ce la faccio più ad aspettare, Sofì, lo voglio provare adesso! Lui, ma chiudi, sei pazzo! Guarda che piove! Apri così lo sportello mentre guidino. Aiutatemi, è pazzo! I miei fiori, poverini! Sofì, racconta cosa è successo! Mentre noi eravamo andati a comprare lo skateboard per lui, mia sorella è rimasta con Ray. Ray, siccome faceva come un pazzo e correva a destra e a sinistra, ha urtato quel mobile dove c'era il vaso con i fiori. Il vaso ovviamente è caduto, si è frantumato in mille pezzi e ovviamente i miei fiori adesso stanno appassendo perché non hanno più un vaso con dell'acqua dove poter stare. Basta! Non li odorare più. Comunque non ho nessun altro vaso dove metterli, quindi mi sa che è giunta la fine di questi fiori. No! Ma comunque abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma adesso è giunto il momento di provare lo skateboard. Non sono più Luigi San, il guerriero di karate che voi conoscevate, ma sono Skater Louis. Skater Louis, ciao. Devo dire che sono un po' emozionato perché sono 10 anni che non vado più sullo skateboard. Lui, l'abbiamo capito, sei emozionato, 10 anni, basta. Ok, sono pronto. Vado, skateboard. Lui, ma che fai? Scusate, riecomi, che la forza dello skate sia con me. Come si gira? Lui! Ciao! Non sai fare più niente! Devo dire che ho dimenticato un pochino come si va su questo coso. Però li prendo subito a mano. Vedi? Che atleticità! Tata. Wow! Sono già stanco. Skater lui, vorrei provarlo io adesso. Tu non hai mai provato uno skate? No. Ma allora sì, certo. Casco. Io partirei prima col livello base. Cioè? Seduta. Seduta? Sì, sì, sì. Ma accomodati io non qua. Non ho mai visto fare skateboard a nessuno seduta. Sì, si fa così, seduta. Brava. Metti le gambe lì e adesso vola. Ho svegliato piccolo Ray, stavo dormendo, scusa. Ciao piccolo Ray. Vado indietro. Wow, ho frenato. Adesso sono pronta per farlo in piedi. Ma quando? Ma dove? Perché? Stai attenta, ti prego. Lo sappiamo tutti che è la stessa atleticità di un albero. Un albero di Natale? Ma che? Vai! Ci sta andando! Dovresti stare con entrambe le gambe su quel coso. No, quello è difficilissimo, quello non so farlo. Ma come è difficilissimo? Dai, devi provare. Aiuto! Ok, ci provo. Sei pronta? Vai, 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 vai. Sei sola. Aiuto! Puff, di emergenza. E adesso ultimo step solo per professionisti. Coricato! Ci sei? Sì. 3, 2, 1, via! Via, una testata! No.
Non lo dovevo fare. Team Trot, non fate assolutamente queste cose a casa. Ovviamente siamo soltanto all'inizio. Ho bisogno ancora di qualche giorno per riprendere confidenza con lo skate. Ma vi prometto che non appena ci saprò riandare, andremo su strada. E a quel punto ci faremo male per davvero. Ma comunque, questo era il daily vlog di oggi. Iscrivetevi anche voi per entrare a far parte del Team Trot. Cliccate il video che vi sta per comparire, che sarebbe l'avventura di ieri. Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao! Vieni qua, puff, così dovrebbe essere più comodo. Non va.